Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video, mi trovate qua tutta caruccia, tutta pettinata, pronta per registrarvi il mega video haul di Action. Cioè ragazzi, l'ho svaligiato e probabilmente più tardi ci ritorno perché sono entrata in fissa. Allora, non ci fate caso se ho la voce un po' nasale, sto raffreddatissima, infatti qua sono armata di un po' dei fazzoletti, potrei tipo tagliare il video nei momenti in cui mi devo smocciolare perché insomma non è carino, ma... E come sempre, che dovrà diventare un must, io dovrò inserirla nella sigla di quando faccio ciao gnappa family, mi sono tornata un altro video. Non ci fate caso se ho occhi strani perché mi sono messa evidentemente male le ciglia finte storte. Queste magnetiche purtroppo non aderiscono bene all'occhio, quindi se la metti leggermente più spostata qua, ti fa un occhio grosso uno piccolo che... Vedi che la verità dal vivo non si vede, ma in video è proprio una cosa brutta, ma brutta per dire brutta. Solo che mo io ho fatto un po' di prove, cioè stavo io così, metto play, poi comincio a fare. Così io riguardo il video, mi parevano più o meno uguali. Però, vedi la verità, sto così attappata che vado in apnea quando parlo, perché ho tutte le frocette attoppate e non respiro, non respiro solo con la bocca. Ho detto, sai, cioè, va bene così, va bene così. Allora, per chi non lo sapesse, Action è una catena tedesca che io conoscevo perché anni fa, quando andavo di moda YouTube, più proprio che era l'unico mezzo, magari c'è stato TikTok e quant'altro, vedevo quelle magari italiane in Germania, così che andavano da sto Action. E poi so che in Italia l'hanno messo a Torino e finalmente adesso l'hanno aperta a Roma, qualche mese fa, tipo a Roma un po' più centrati, e ieri, quando sono andata io, hanno fatto l'inaugurazione a Guidonia. Cioè, tu mi metti Action a Guidonia, cioè a 7 minuti da casa, ma come pretendi che io non vado là con svaligio? Cioè, come la pretendi sta cosa? E vi dirò di più. Allora, Guidonia è grande, tanto, tanto, tanto grande. Uno dice Guidonia, ma Guidonia è subito dopo Roma, a livello di abitanti c'è sta Guidonia. Non mi sono mai sentita di Guidonia perché io non sto al centro di Guidonia, cioè io sto vicino a Raccordo. Però fatto sta che faccio comune di Guidonia. Vabbè, mo a Guidonia ci hanno aperto di tutto. Cioè, potresti pure non uscire dalle zone dal comune di Guidonia perché c'è tutto. Cioè, avevamo Winner House, McDonald's e Burger King. Che cazzo si chiama? Vabbè, Tiger è scontato perché sta al centro commerciale di Burtino. Ci hanno aperto di Godà, Kick. Cioè, ci avevamo tutto. Vabbè, se proprio voglio dare una botta di vita, arriva a Monterotondo e Ciortedi. Mo, sempre qua ci hanno aperto Action. Ciao belli, noi avevamo tutto. Poi per parlare dei negozi di cinesi, io dico fermati. Vabbè, cominciamo. Costa tutto poco, 1 euro, 2 euro, 3 euro. L'unica cosa, tra virgolette, spiacevole è che come... Cioè, non ci stanno scritti i prezzi a differenza delle altre parti, quindi io non ve so di. De qualcosa mo ricordo, de qualcosa no, prendetelo con le pinze, ho speso in totale 130 euro. Qualcosa manca perché erano tipo le schifezzine e se siamo magnate ieri. Quindi, qualcosa manca per quello. Allora, io partirei con la busta delle schifezzine da magnate, che ce n'hanno veramente tante, ed è la busta meno succulenta, per poi passare ai pezzi forti. Allora, ho preso queste barette buone, praticamente a galletta ricoperta di cioccolato, cioè era sia cioccolato fondente che cioccolato al latte. Ieri me ne sono magnata una così e ho messa in frigo, perché io cioccolato solo di frigo, 93 calorie e 92, molto carine. Queste ce l'ha, mi pare, io non mi vorrei sbagliare, ma mi pare ce l'ha pure il Carrefour, solo che venne a molto di più. Poi, se riesco, la metto più davanti. Questa mi ricorda il prezzo, carta da regalo, 99 centesimi, i miei regali di Natale saranno incartati tutti con questa carta. E come vedete è bella massiccia, cioè non è un foglio e basta. Ed è pure dura tipo a modde cartoncino. Bella cosa. Poi vabbè, ho preso questo contenitore in bambù pagato 2 euro. Questo lo apriamo. Ma che carino! Ci potrei mettere ciarde del caffè, anche se avevo comprato un altro coso per ciarde del caffè. Che ci potrei mettere qua dentro, regà?
considerando, tenete conto che il materiale è così, che ci posso mettere? Datemi un consiglio. Poi, allora, questo è il mio pezzo top. Costava un po' di più, però c'è massimo una cosa poi paga 10 euro, cioè non penso che nel negozio c'hanno cose a più di 10 euro. Questa è venuta 7 euro, o 6,90 euro, o 7,90 euro, ma è la mia vita, regà. Me lo gioco subito, pezzo forte. È un portagioielli, tutto bianco e bambù. Voi non potete capire, col fatto che mo mi sono aperta al negozio dei cristalli, però ci stanno pure, che ne so, anelli con le pietre, collane, quello, quell'altro. Mi si sono triplicati in una maniera allucinante. Spero che questa scia non sia storta. Mamma mia, raga. Se c'è un occhio piccolo e uno grosso è veramente terrificante. Vabbè. Ed è bellissimo, lo apriamo. Io posso stare in fissa, canelli, se cose qua c'è la mia vita d'oro. Guardate quanto è bello, mamma mia, non ce la faccio. Calcolate che lo stavo proprio a cercare, stavo a cercare tipo il portagioielli perfetto. Mortacci loro, ma che è? No, vabbè, mi si è levata la vernice. Lo lascio così. Stavo a cercare il portagioielli perfetto, cercavo, 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 mettevo nel carrello sui vari siti così, e poi non lo abbiamo mai. Questo ho visto, ho detto no, questo è quello perfetto. Poi, merendine Milka, che queste di solito sono fatte tipo a plum cake, ho sempre prese fatte a plum cake, queste c'hanno la mucca. Carine! Cioè, avevo nel frigo fino a qualche giorno fa perché mangio una di queste a colazione e via. Niente, che la mucca è dubbia, carine. Queste, raga, ieri uscita là c'avevo una fame, erano tipo le 7:30 e 8 di sera, così perché chiude alle 8:30. Ho detto, mo mi mangio una baretta. Vegan free, lattosio free, gluten free, preservativo free. Oh, no, ho capito, forse sono i conservanti, non lo so. Vabbè, più sta baretta, qua c'è la torta di limone, che dice lemon cake flower. Raga, io non mozzicata mezza, io sono una fogna, mangio di tutto, ma questa proprio non gli ho fatta. Allora, si presenta così e ha una consistenza tipo caccola. Quando tu la mangi pare che sta mangiando una caccola, perché? Perché mi ricorda uvetta. C'ha un sapore un po' rancido, questo, raga, non vi piace perché... Se vi piace uvetta, sì, se non vi piace uvetta, ne piate perché... Non so buone. Non so proprio buone. Poi, queste qua, raga, me le mangiamo sempre a Barcellona. Queste le compriamo in Spagna e me le mangiamo la mattina, perché sapete a Barcellona ci sono andate un po' di volte, pure a Valencia, queste me le mangiamo là. Mamma mia, che buone! Infatti sono contenta che le ritrovate. La mia vita! Poi, un Lipton alla menta. Menta e cocombero. No, pensavo fosse solo cocombero. Vabbè. Caramelle a cocombero e ananas, carine, ne mangerei subito. Scusate se tiro su, regà, ma non posso smocciolarmi in diretta, cioè voglio dire. Poi, noodles, piccoli noodles, ma io do capistocchio come sta messo. Ma perché mi vengono storti? Che se è tutta colpa della colla, perché sono diventata allergica? Mamma mia, raga, terrificante, vi prego, non ci fate caso, c'ho occhio strano. I noodles alla verdura. Istantanei, sì. Molto carini. Li ho presi anche al manzo, ma non sapevo che era manzo, perché ho preso i barattolini che ieri ho fatto qua a casa. Io mi sono mangiata pollo, che vabbè, su aromi di bordato, no? Però manzo. Questa la pasta, ho detto vabbè, proviamola, provano tutti. Però ho visto che va al microonde questa. Italian, ma de che? Beh, già mi aspetto tipo una catastrofe. Poi, questi cosi che non l'ho presi io, piccanti, anche perché io non mangio il piccante, invece saprei manco di che so. Queste gallette alla pizza, tipo i mordicchi al sesamo, là, i sesamini, e questi per fare i cupcake, carini, zuccherini a pallina,
a letterina che non avevo mai visti, insomma, coso, la stecchino del zucchero e a cuoricino. Questi 1,50 euro, tipo. Proprio una cazzata, raga. Allora, ho preso l'altra busta. Come vedete è piena, è la parte proprio più succulenta di questo video haul. E non so da dove cominciare, cioè c'hanno di tutto, vi giuro. Calzini, mutande, leggings, roba tipo per pulì, roba per la cucina, roba per la skincare, trucchi, roba di cancelleria, cioè tutto. E quindi qua troverete tutto. Partiamo con questa che è, cioè, la cosa che mi è saltata di più quando sono arrivata, perché stava proprio all'inizio, all'entrata. Questa è una ciotola. Tipo un'insalatiera, no? Con queste foglie che piacciono a me. Poi, come sapete, ho fatto la cucina verde. E se non avete visto il video della mia piccola cucina dove la riempiamo insieme, recuperate. E questa qua io l'avevo vista da Kik, 15,95 euro. Sbavavo ogni volta, però dicevo: ma posso spendere 16 euro per un'insalatiera del cazzo? E non l'ho mai presa. Qua l'ho trovata a 6 euro, cioè 5,90, una cosa del genere. Dici: ma che fai? Te ne privi? ma no, l'ho presa. E quindi niente, l'ho presa. Poi ho preso due maschere per le mani, non mi ricordo se 69 centesimi o 89, forse 89, non lo so, erano carine, c'erano questo disegno un po' esoterico, queste mani così un po' spirituali, tutto teso, le devo prendere assolutamente, troppo carine. Poi la cosa bella è che hanno tutte le lingue del mondo, queste qua nello specifico sono con nocciolo di albicocca e vitamina E. Tenerle su per 15 minuti, massaggiare il siero, belle, mi piacciono. Poi questo qua è tipo un block notes, ma questo non è mio, il mio è verde, e praticamente ci scrivete cose e poi qua c'è tipo un quadratino e spuntate quando avete fatte. Ecco, io sono una di io sono quel tipo di persona. Things to do, poi una maschera per i piedi a vaniglia, sempre in euro, una cosa del genere, per avere i piedini carini, capito, feticisti? Poi, questo vabbè è un profumatore per casa, non ve so di la fragranza, però qua c'è tipo, aspettate, ma non metto a fuoco, tipo spara, forse meglio, qua fate così, che mo non si apre. E odorate, con il poco olfatto che mi è rimasto mi sembrava buono, quindi l'ho preso 3 euro, buona cosa del genere. Questi qua, che carini, raga, praticamente stavano. Ah, perché poi c'è pure il reparto per i giocattoli di ragazzini, c'è il reparto per i cani, cioè c'è tutto. Questi qua 99 centesimi l'uno, e voi vi armate di scalpello e rompete tutta questa cosa e dentro ci dovrebbe stare una pietra. E le volevo aprire appunto su TikTok, sul profilo delle pietre, ovviamente sul profilo del negozio. Non so, non vedo l'ora di aprirli. Sembrano così carini, regà. Non lo so. Poi bombetta da bagno, ga Luna. Qua ci stanno tutti i colori. Cioè, ma troppo bella! No, troppo bella. Io poi mi faccio solo il bagno nella vasca. C'è cioè, la mia vita. Maschera labbra. Queste mi piacciono proprio, che io mi metto là così con i connettini, che ogni volta o la taglio o non lo so, mi comincio a far squish con i piercing. Questo qua in particolare mi dà fastidio, questo no. Questo qua la maschera va tutta, si sta mai ferma, però carine, le amo. Poi colla spray, questo ho detto perché ancora non ho comprato la stampante per le etichette, perché voglio comprare la stampante, quella che ti sputa l'etichetta adesiva, quindi non devi stare a tagliarla, non devi stare a incollarla con scotch. Però ho detto, nel mentre che me la compro, posso provare a vedere se funziona. E quindi appunto questa è la colla spray, se funziona vado a far scorta. Questa me la ricordo 2,59 euro. Poi qua c'ho tutte mensole in giro per la cucina, poi vedrete nell'home tour, e su una mensola voglio mettere sto Buddha con la piantina, fatto così. Poi questo qua appunto era quello là, to do list, là, to do things, qua come cazzo si chiama, però era il mio, quello verde. La bilancetta in bambù, carina per cucinare. Poi delle bustine
tipo regalo piccoline, se devi regalare, che ne so, un gioiellino, una qualsiasi cosa, Anna e Elsa, The Frozen, La mia vita, le amo, 99 centesimi. Poi, cortellini, piccoli e assassini. Coltellini, questi ne volevo via perché erano neri, però in realtà mi servono, quindi ho detto, vabbè, io, che mo so a vedere che mi sono sbagliata, ho preso quelli senza denti. Oddio. Dice, ma che è? È la parte della musichetta di Natale. E quindi niente, questi. Una maschera per i capelli. Qua c'è la cuffia, qua c'è il siero. Voi mettete il siero all'interno della cuffia o voi mettete in testa, poi mettete la cuffia. Ed è una maschera all'argan. La mia vita. C'erano pure fiori di loto. Poi, una pinza latiera, che io già ce l'avevo, cioè l'avevo presa in bambù, però ho detto vabbè, quella era carina perché era del bambù, questa sicuramente è più comoda. Aspettate, sorry. Presento lo starnuto. Falso allarme. Poi questo, raga, ve giuro la mia vita. Allora, questo è uno shampoo al cocco, c'era pure il balsamo, ma io non uso il balsamo, io ogni volta che me lavo uso la maschera. E praticamente quindi niente, cioè io posso fare pure lo shampoo scrauso, però la maschera deve essere buona perché mi deve districare, capito? Questo qua, raga, è buono, sa proprio di cocco e lo sento con tutto il raffreddore. Ed è lo stesso sapore di cocco, quindi proprio cocco puro di un sapone artigianale che ho messo in vendita nel mio shop online. E purtroppo quando tu dici a gente, tipo, che ne so, raga, questo è buono, sa de cocco, non puoi tanto marcare la mano perché poi pare che tu lo puoi vendere per forza, però effettivamente, tipo, quelli che hanno comprato scopriranno che è cocco puro. Ecco, questo sa della stessa identica cosa, cioè è proprio vero cocco, non è tipo una cosa che ti ricorda il cocco, è proprio cocco. Ed è buono, c'era pure la crema corpo, però ce n'ho così tante che ho detto, senti, tanto non è che uso più di tanto, quindi lascialla. Era 1,50 euro, io però ho detto mia, lascialla. Poi, carta stagnola. Pellicola, che si chiama pellicola, abbiamo scoperto questo. E grazie a voi mi sono ricordata anche la carta forno. Ho preso questa in fogli e quella a rotolo. Eccola qua. Quindi, bella scorta. Tra l'altro, mi pare questa in fogli veniva soltanto 89 centesimi. Cioè, pure là su queste cose qua c'hanno dei prezzi veramente bassi. Poi ho preso questi leggings per dentro casa per dormire. Ho preso una L perché mi piace sta comoda. Anche se in realtà sono molto elastici, quindi potevo piano tagliare a meno. Perché sono elasticissimi. Vedete? Aspettate, mi sto smocciolando. Problema, problematica. Mamma mia, che brutta cosa, oh. Allora, aspettate. Ok. E stavo a dire, ho preso per casa. So, felpati. Io non amo le cose felpate, mi danno fastidio. Cioè, io pure in inverno metto le tute de cotone, pure che mi muoio di freddo. Però un conto è che sto fuori, c'ho il giacchetto, dentro casa, quando stai fermo, tipo appollaiato sul divano, senti ancora più freddo. Quindi ho detto, vabbè, io ci provo. È freddo, mi metterò. E c'hanno una bella trama, guardate. Vedete? Quindi niente, questi ho presi per dormire. Perché mi piace dormire vestita di nero. Cioè, il nero è proprio uno stato d'animo, capito? Poi, una candela. Questa io ho presa a mia madre. Antitabacco. Vabbè, ho presa perché era buona, sapeva d'arancio. Air Wick, 1,65 euro. Poi, ho preso due Nivea, eccoli qua. Sono gusti strani. Io di solito più il classico black and white. Io uso solo Nivea pascelle. Ma però questi erano buoni. Fatto per quello che ho potuto sentire con questo naso, mi sembravano buoni. E ho presi. Poi ho preso sta forbice. Voi direte, ma che ci devi fare? Non lo so manco io, regà, perché c'è il manico grosso, quindi è comoda, però la punta piccola. Ci ho visto del potenziale. Però esattamente che ci devo fare? Io non lo so. Però c'ha del potenziale, capito? Quindi andava presa. Questi, regà, la mia vita, sono dei pastelli metallizzati.
No, dei pastelli, dei pennarelli metallizzati. Vedete, dovrebbe ricreare questo effetto tutto così. Mi intrigava, belli. Poi ho preso questi pacchettini regalo. Mi piace questo colore qua. Poi ho preso due detergenti per la casa, due detersivi. Marca, penso loro, che sarà tedesca, sì, scritto tutto in tedesco, si chiamano Fabulosa. Questa è mela verde per pulire la cucina e questo bouquet dei fiori, floral bouquet per tutto, multiuso. Questo si sente che è buono, questo è un po' più delicato, però mi piacciono tutte e due, ma tocca vedere come so, perché ovviamente ce l'hanno anche altri, quindi se io mi ci trovo bene poi vado a fare scorta. Ho preso sotto il vostro consiglio un contenitorino per quando avanza qualcosa o metti in frigo. Ne ho preso solo uno, regà, perché noi qua siamo tutti fogne, quindi difficilmente avanza qualcosa che te puoi rimangiare il giorno dopo. Cioè, capito? Poi calzini pelosi, pelusciosi, che mi sono sbagliata. Ho preso 39,42, fantastico. C'ho 38. Vabbè, calzini pelusciosi. Questo qua, che ieri quando ho portato a casa la busta, io l'ho spruzzato così sulle mani, fatto di questo, sa proprio di argan, sa proprio di buono, e l'ho messo sulle punte delle station. Ma è buono, regà. Questo però io l'ho preso principalmente per quando te lavi per districare i capelli. Ma com'è so così unta? Mamma mia, c'ho una pera, c'ho una cera pessima. L'altro giorno, quando mi sono svegliata con sto raffreddore, il primo giorno sono stata malissimo. E poi no, vabbè, mo c'è solo mocciolo, però il primo giorno mi sentivo proprio sotto un treno, ma c'ero brutta, l'occhio abbottati, cioè struccata, era un mostro, proprio un mostro. Vabbè, comunque ho preso sto coso, Argan Oil of Morocco, Aire Elisir, e qua diceva appunto che lo puoi utilizzare sui capelli asciutti che bagnati, vedi? Sulle punte umide o asciutte. Non risciacquare. Ma è veramente buono, mi pare 2 euro, 2,50 euro. Poi ho preso sto profumino da non mi ricordo quanto ho pagato, non lo so, mi piaceva, era tipo vanigliato, si chiama Gadi. Buono, profumato buono. Ho preso questi pantaloncini che io uso l'estate sotto le gonne, perché visto tu cammini, c'hai la gonna corta e ti si vede la pisella, quando, cioè se arriva il vento si vede tutto, tutte le gioie, la pisella, culo. Quindi io l'estate sotto le gonne metto questi pantaloncini qua corti. L'unica cosa è che io ce l'avevo tipo degli Yamamay, solo che l'ho tutti bucati con le unghie e quindi non ce n'ho più. E cercavo dei pantaloncini, ho provato a piallire dai cinesi, ma non erano mai soddisfacenti, capito? Quindi dicevo, mamma mia, mo come faccio, mo come non faccio? E niente, alla fine ho trovato di qua, penso siano buoni. Ti dice pure che fibra di bambù, carini, ho preso XL così non mi fanno segni, né niente, sotto la gonnella. E poi abbiamo quasi finito. Ho questi pennarelli, questi a differenza di quell'altri che erano metallizzati, questi sono glitter, tipo che ne so, se devo scrivere qualcosa sui pacchetti, quelle cose così che ci piacciono tanto, tutti glitter. E poi infine un po' di maschere. Allora, ho preso questi patch occhi un po' rainbow, carini. Sta maschera all'avocado, però qua ci dice olio di avocado e niacinamide. La niacinamide teoricamente va bene per il mio tipo di pelle. Grassa, rottino, sorry. Grassa, confermate niacinamide perché non mi ricordo niente. Poi maschera d'oro, questa però mi sa che è tipo quella mezza in gel. Ha un effetto calmante e lenitivo. Aiuta a idratare la pelle secca, fantastico, non va bene. Perfetto. Bubble mask, voi mi dovete credere, io questa non l'ho mai provata, che è quella là che praticamente tu te la stendi e poi dopo che si asciuga ti fa le bolle, le bubble, come te posso dire, bolle di sapone tipo, la voglio provare. E poi un'altra maschera piedi al cocco, per avere dei piedini top, desiderati da tutti i feticisti. Allora niente ragazzi, questo è stato il mio shopping da Action, tipo considerate che io mi scuso pure per i flash di luce, non so che sta succedendo. Considerate che
Io adesso ci rivado perché ieri avevo visto uno Swiffer, però era quasi tipo orario di chiusura, quindi non potevo leggere bene. È uno Swiffer viola. Io ho visto su TikTok che è uscito lo Swiffer normale fucsia, quello là pelapolvere, ed è fighissimo. Solo che io ce n'ho tipo 5 dentro casa e sono tutti verdi, perché all'epoca c'era solo verde e mi va bene così perché mi piace il verde. Vabbè, è uscito questo Swiffer viola, dove praticamente voi potete lavare per terra con questo Swiffer e c'ha un boccione che va inserito apposta per il detersivo. Non lo so perché non ho letto bene, però era quello. E io da Teddy ho comprato proprio il bastone per pulì a terra, per lavare a terra della vita. Praticamente è un bastone con la parte sotto dello scopettone, però c'ha tipo una spugna che si rimuove, quindi voi ogni volta la lavate a rincollate con tipo i dentini quelli. E c'ha un boccione, voi riempite d'acqua, del detergente, voi mettete là, fate spruzzate, non lo so, ho fatta troppo palunga, però ecco, quella è la vita mia, cioè io non lavo per terra se non c'ho quello. Non mi piace il secchio, non mi piace lo straccio, cioè faccio tutto con quello. Quando ho visto questo The Swiffer ho detto io, senti, io devo andare a indagare perché qua. E quindi niente, devo andare là per vedere quel coso, poi sicuramente mi incollerò qualcos'altro, certo non tutta sta roba perché ho già dato. E che altro? Devo passare Mauris a pia tipo i contenitori d'alluminio, a Scottex, queste cose qua, niente di che. E quindi niente, io adesso ci arrivato, sono felicissima. Alto, fermi, 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 fermi. Allora, io avevo stoppato già il video, cioè detto sta cosa, io avevo fatto un altro piccolo pezzo, tu parlavo, dicevo immaginate a me che sistema stasera, badabi badabà. Beh, mentre io avevo stoppato il video, quindi terminato il video, ho trovato un'altra cosa. Regà, io ve la devo raccontare perché c'è una storia curiosa affascinante dietro, io ve lo devo dire, ve lo devo dire. Allora, nel reparto skincare badabi badabà ho trovato anche questo fregno, che è quello per aspirare no, i puntini neri, perché non so puntini, tipo ha visto chi c'ha pelle grassa, c'ha tipo la pelle a buccia d'arancia con tutti i micro puntini che dentro da esce il sebo, no? Quello che c'ho io, infatti ho una grana della pelle schifosissima. Vabbè, sto coso l'ho pagato tipo 5 euro così, l'ho comprato perché la sera prima, quindi io sono andata ieri 14 dicembre. La sera tra il 13 che è diventato 14, io stavo nel letto, regà, non riuscivo a dormire. Erano le 5 di mattina, io proprio niente, non riuscivo a dormire. Mi capita un video, mi ricordo su Instagram, no, penso Facebook, i reel, quelli là così stupidi. Mi capita un video di pubblicità di un tizio che cominciava a dire: ciao, io so che tu mi conosci perché io sono un importante dottore della pelle. Famoso in tutta America perché sono uscito su un sacco di giornali. Questo era doppiato, eh? Sono uscito su un sacco di giornali. Ho fatto un sacco di programmi televisivi. Io curo la pelle delle donne. Quindi, praticamente, questo per un concetto ci ha messo un quarto d'ora ribadendo il fatto che lui cura la pelle delle donne perché ha a cuore la felicità della pelle delle donne. Bla bla bla, tutta roba. Vabbè, 3 ore. E fa vedere un macchinario del genere dicendo che con 4 settimane, usando quel coso una volta a settimana dopo la doccia, perché la pelle col fatto che ci stanno i vapori dell'acqua calda e tutto quanto è più propensa a essere, la tua pelle si ringiovanisce e diventa più bella. Quindi per chi ha la pelle grassa, ed è riferito solo a chi ha la pelle grassa con tipo pori dilatati, buccia d'arancia, la tua pelle in 4 settimane diventerà meravigliosa. Però lui diceva: non dovete prendere quelli da poco che potete trovare sul cinese o nei negozietti così. Dovete prendere quello che vi consiglio io, perché quello che vi consiglio io è top e vi garantisco 4 settimane pelle da sogno. Senti, il concetto ci stava, se mi dici che sei un dermatologo affermato tutto quanto, te do retta, ma che tu mi vuoi rifilare il tuo perché chissà quanto costa. Io ho preso scrauso. Vi farò sapere. Vi farò sapere perché io sono proprio la persona più adatta per testare una cosa del genere, perché ho proprio tutti i pori dilatati. I punti neri poco, cioè sono minuscoli una volta ogni tanto, però io proprio i pori sono la persona che fa per voi, quindi se state nella mia stessa condizione, fra 4 settimane scrivetemi perché vi farò sapere.
Oddio, è una cosa un po' schifosa perché nel video facevano vedere, no? È un po' come quando, che ne so, c'hai il ermocciolo, te fai così, il ermocciolo tuo, che il ermocciolo fa schifo, però il tuo non te fa schifo. Oppure se te schiacci un brufolo tuo non te fa schifo, a meno che non c'hai la passione per i brufoli, perché ne vedo tante, pure amiche mie. Oddio, c'è un brufolo, te lo schiaccio io, ma levate! Oh! E quindi a meno che non c'hai la passione per i brufoli, cioè il brufolo tuo non te fa schifo, il brufolo dell'altro fai al pensiero che se lo schiacciano. Ecco, uguale. Questo coso praticamente dice devi stare pure attenta a usarlo perché aspira tutta la cheratina che hai perché il buchetto della pelle, il buchetto del poro dilatato dentro c'ha della cheratina che rimane incollata e quindi questo lo aspira tutta e quella cheratina è marroncina quindi ti rimane attaccata qua e fa schifo quando tu la vedi dell'altri, stavo un po' coi conati de vomito così. Però poi quando la tua levi, vai col confiocca, la levi, cioè mi fa un po' senso pure a pensare che fosse mia, forse perché c'ho l'immagine di quella, però non lo fatto sta che lo proverò e vi farò sapere se avrò una pelle meravigliosa. Purtroppo io ho così proprio di genetica, cioè tutti i parenti da parte di mio padre ce l'hanno così. Mie sorelle, beate loro, no, hanno ripreso da mia madre c'ha una pelle bellissima, tutte c'ho 70 anni, io purtroppo c'ho sta croce. Però sono fiduciosa, sono fiduciosa, sono fiduciosa. Quindi vi farò sapere. Se qualcuno ha già provato con costanza, lasciate una recensione, un feedback qui sotto. E niente, adesso finalmente ho finito. Andate in pace, la messa è finita, vi posso salutare, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo molto presto in un nuovo video. Se avete visto il video fino a questo punto, commentate con un cuore di qualsiasi colore, va bene, perché tipo nella nuova moda giovanile ho letto che tipo le persone vanno a letto e dicono tipo hai già un cuore con qualcuno, no, cioè tipo hai un cuore che ti è rimasto, no? Perché verde ce la camica, rosso ce la camama. Fucsia c'è la gazzia e tu vai là e dici ce l'hai un cuore che ti è rimasto e quella ti dice blu, ok blu è il nostro cuore, oh a me nessuno mai è venuto e mi ha chiesto di un cuore, di condividere un cuore, quindi mettete per cuore che vi pare quello che vi è rimasto. Commentate col cuore che vi è rimasto, vabbè vi mando un grandissimo bacio, se vi va mettete like e ci vediamo molto presto con un nuovo video, ciao.